è una classica forte squadra di B a livello individuale e di gruppo, come squadra. Ha soluzioni varie perché ha davanti giocatori che attaccano a profondità, ha qualità in mezzo al campo con giocatori capaci di saltare l'uomo anche sugli esterni. E ha comunque una buona solidità in difesa, questo ha fatto una serie di risultati. Mi sembra che nel girone di ritorno, in una ipotetica classifica, loro siano secondi. Questa partita, che è per noi, come ho detto ai ragazzi, principalmente uno stimolo maggiore, essendo il derby, per fare un altro bel risultato contro una squadra che ha una classifica importante, che ha delle cavi di promozione, che quindi può essere un ulteriore confronto per migliorare la nostra classifica e dimostrare altresì che non meritiamo questa posizione, quindi insomma dobbiamo fare di più per venire fuori fino alla fine da questa scomodissima posizione. E quindi abbiamo preparato la partita pensando ad un avversario forte, poi c'è l'aspetto del derby che naturalmente ci mette insomma nella condizione di dare una maggiore una dimensione insomma un po' diversa a questa gara. Se vi dico che non ho mai pensato ad un derby come una partita particolare, ma tutte le mie partite sono state vissute come un derby, forse voi non mi credereste. E invece per me è sempre stato così. Il percorso della mia carriera parte da molto lontano e dalle categorie più basse. E se vuoi affermarti, a mio avviso, devi avere sempre lo stesso pensiero fisso, la voglia di fare bene ovunque, contro chiunque, in qualunque situazione. E io vivo anche questa partita in questo modo. Quando sono magari così sentito, come ho detto prima, lo uso come ulteriore motivo, ma non il motivo fondamentale.